nella giornata di oggi la gente che ha fatto? Dentro la TV, mangiato d'aglio, dritto a casa, studiato in biblioteca, pesca al fiume. Allora, io pescare al fiume vorrei provarlo anche perché tanto alla fine. Oggi non c'è nessuno, né i club perché ci sono gli esami, né i nostri companion perché piove. Quella, un tuono. Chissà. Ah beh, aspetta, però è vero, il tuono è diverso dalla pioggia e basta. Questa è una pioggia forte, effettivamente. Forse, e ripeto, forse, pescando in una giornata come questa succede qualcosa. Anche però il Ghiodon non sarebbe male. Ciò aumenta tutte le statistiche, non solo la conoscenza. Ah, guarda qua, l'edificio principale del santuario. Se accetto la richiesta, facciamo l'affinità della volpe. Ah, e però effettivamente sta tuonando. Magari studiare in biblioteca non è una scelta buona, perché magari i tuoni ci distraggono. È da studiare questa cosa, eh? Allora, proviamo, proviamoci. C'è un temporale, che tipo di pesce ci sarà oggi? Esatto. Se usata come esca al fiume attira pesci rossi aiaghenghi. Se usata aiaghenghi e salmoni ambrati. Proviamo il salmone ambrato. Quando un pesce abbocca, il galleggiante sprofonderà. Appena finisce sott'acqua, premi il tasto azione. Forse così in realtà è solo in movimento. Deve proprio fare uno strattone. Allora, una volta che il pesce è saldo all'amo, osserva la barra nella parte inferiore dello schermo. Muovi il galleggiante a sinistra e a destra con le frecce direzionali. Appena li corre nella zona blu, riavvolgi la lenza tenendo premuto il tasto azione. Mantenendo il galleggiante nella zona blu, tieni premuto il tasto azione. Sì, lo. No, pote. Ok, preso. Vediamo. Un mostro di 200 kg. Un salmone ambrato. Grazie alla tua attuale diligenza, hai a disposizione due tentativi. Vuoi continuare? Proviamoci. Preso subito. Questo è un pesce rosso, palesemente. Che carino, però. Beh, in realtà non è difficile, anzi, è facile il minigioco qua della pesca, però. È al limite, dovresti smettere di pescare. Non credo che ne valga la pena la pesca, sai? Credo che sia un'attività da fare giusto tanto per. Ha smesso di piovere, ma è tornato fortissimo. Ti sei spaventato? Oh. Pesce stranamente carino. Ripristi a 10 HP e ripristi a 50 HP. Sono solo curioso di vedere se la vecchia vuole questi pesci. Signora in bianco, sono venuto a offrire il mio fuda per celebrare il settimo compleanno di mio figlio. Tuttavia, sono così affamata che non riesco a camminare. Che imbarazzo. Per caso, hai qualche pesce rosso da offrirmi? Certo, tenga, assolutamente. Grazie mille. Ecco il segno di gratitudine. Prendi pure. Hai ottenuto pietra King Yo. Sembra che di notte non venga al santuario, forse dovresti pregare. Senti che la tua conoscenza è aumentata di recente, magari potresti cercarti un lavoro part-time. Grazie. Sono quasi tentato di tenerli i pesci allora. E là, quanta gente oggi! Ah, benvenuto! Sei mai stato al santuario più avanti? Di notte è così deserto che mette i brividi. Solo durante i festival estivi c'è un po' di fermento. Gira voce che quando cala la sera appaiono dei fantasmi. Tuttavia il suo valore propiziatorio resta indiscusso. È merito del suo buon auspicio se riesco a mandare avanti la baracca. Ogni tanto lo visito per rendere omaggio e offrire le pietre che ho collezionato. Dovresti farci un salto anche tu. Verrai benedetto con la grandezza, fidati. La signora c'ha delle robe qua però incredibili. Cioè, ste scarpe fanno 380 di danno. Potrei già prendere questo volendo. Allora, sono tornato però a scuola per vedere se durante un temporale ci dà gli stessi effetti benefici. Perché avevo intenzione di andare al ristorante. Però decidi di studiare in biblioteca. Vediamo se anche studiare ci dà qualche effetto. Hai risolto un problema difficile. La conoscenza è aumentata. Mentre studi, l'acquazzone e i tuoni cancellavano tutti i rumori che potevano distrarti. La tua conoscenza è aumentata. Forse era meglio mangiare il Ghiodon, che ci aumentava un po' tutte le statistiche. È vero che la conoscenza ci serve per fare sti esami, però anche le altre statistiche, ci servono. Allora, conoscenza aumentata, coraggio aumentato, diligenza aumentata. Dai, tre statistiche per una sola, voglio dire. Grazie per la preferenza accordata, ecco un segno di apprezzamento da parte nostra. Sono nato e cresciuto in Aba, parlo così grazie agli insegnamenti di questo libro. Hai ottenuto la via del ramen. Ah. Beh, vedi che ho fatto bene allora ad andare
Abbiamo ottenuto più di un semplice premio. Ah, però aspetta, il super apprendimento aumenta la conoscenza ottenuta studiando. Leggerlo aumenta conoscenza e dialettica. Sono stupido. Questo avrei dovuto farlo fin da subito, altro che quello della pesca. Quanti capitoli ha questo? 3 di sicuro, forse anche 4. No, la via del ramen ne ha 4, super apprendimento 3. Ok, l'avessi letto prima, madonna mia, avrei fatto questo subito. Super apprendimento, vai. Aumentiamo la conoscenza. Che stupido. Inizia a leggere super apprendimento. Il libro contiene suggerimenti per concentrarsi durante le lezioni e prendere appunti e ricordare le lezioni. Mentre lo leggi ti chiedi se sia davvero così facile seguire tutti i consigli. Resta da leggere ancora qualche pagina. Quello della pesca sono andato a leggere. Bravo Pirla. Oggi è domenica, non devi andare a scuola. Ti chiedi quando tornerà a piovere di notte. Oggi iniziano gli esami intermedi. Domani. Del primo quadrimestre. Cosa potresti fare? Ti prego, fa che non mi chiami nessuno. Ecco, se ti pareva. Pronto, sono io, Cie. Ti andrebbe di uscire con me oggi? Vorrei distrarmi un po' dallo studio. Cazzo, non lo so, Cie. Mannaia, no. Non posso. Ok, ok, scusami se ti disturbo. Ci vediamo a scuola. Lo so che è cattivo, però uscire così non ci porta a nulla. Mannaia. Dov'è Nanako? Io sarò strano, ma mi dispiace anche dirgli di no così. È cattivo, lo so benissimo. Solo che sono incontri che non ti portano a niente di concreto. Yosuke è qui, volendo. Fermi tutti. Nanako è interagibile. Sì. Sembra che Nanako non abbia nulla da fare. Oh no. Allora scusami tesoro. Non adesso, ti giuro, mi occuperò anche di te. Voglio solo vedere a cosa ci porta uscire con lei oggi. Grande, ci vediamo dopo. Hai deciso di uscire con Cia oggi. Sulla riva del fiume Samegawa, hai deciso di allenarti con Cia. Ah, per oggi basta così. Ma è un altro evento? Ah? Sei tu, Cie, che fai? Takeshi. Beh, mi alleno, mi tengo in forma. Ma quindi è un evento serio, cioè nel senso aumentiamo davvero il rango. Ok, allora mi va bene. Eh? Quando smetterai di giocare ai supereroi? Supereroi? Alla Zero eri nella gang dei piccoletti, alle elementari eri la paladina della giustizia, alle medie eri l'avanguardia del pranzo rivoluzionario, giusto? Allora, adesso di che si tratta? Sei una protettrice della pace terrestre? Ecco, allora vorrei provare con non trattarla così, ma mi sembra che lei si sappia difendere benissimo, però in questo momento la sta subendo. Non sono affari tuoi, esattamente una cazzata. Non è abbastanza coraggio, fantastico. Bravo Pirla, non sono affari tuoi allora. Star-kun! Cie è sorpresa. Oh, non l'ho detto con cattiveria. Sono Takeshi Kouno, sono stato in classe con Cie fino alle medie. Non vi creerò problemi. Ehi, ma che stai... Oh, come sta Yukiko-san? Ha già trovato un ragazzo? Sta bene... No, non credo. Capisco. Bene, figo. È ancora uno schianto. Magari potrei provarci di nuovo. Ci vediamo. Salutami Yukiko-san. Mentre Takeshi se ne va, Cie sembra triste. Cosa vuoi fare? Di nuovo. Questa sarebbe buona, però punterei allo scherzo. Proviamo a tenerle la mano. Non è abbastanza coraggio. Quando mai fai schifo? Sei un puzzone. Hai sfoggiato la tua battuta migliore. Hai spiegato a Cie l'impressione che ti ha fatto Takeshi. Cos'era? Stavi cercando di imitarlo? Cie ride e crepa pelle. Oh, piccolina. Mi dispiace, è un gran maleducato, eh. Volevo tenerle la mano, però. Un po' Sul serio, non faceva che fissare Yukiko tutto il tempo. Ehi, non fraintende, per me è solo un ex compagno di classe. Siamo solo amici, sai? Ce lo dicevamo spesso, però. Il sorriso di Cie è velato di tristezza. Hai la sensazione di aver scoperto qualcosa su Cie. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Allora, è un po' diversa la questione da Persona 5 nelle uscite, diciamo... extra, come in questo caso. Se ricevi una telefonata, l'altra volta Yosuke ci ha detto chiamo anche gli altri, era per aumentare il gruppo, mentre lei ha detto ti va di uscire con me direttamente. Quindi se uno ti dice al singolare di uscire,
è un evento. Se te lo dice generale, è solo aumentare le statistiche. L'affinità sociale di CE è aumentata, il carro è migliorato. CE ha influenzato anche la sua persona. Con potenza ghiaccio, che schifo non ci fa, giusto? Ma ormai è acqua passata, torniamo a casa. Ok, sì, è stata una scelta migliore uscire con lei che non fare niente, insomma. Tanto avrei fatto lettura di mattina e di sera. Oh, che fai tu? Nanako sembra pensierosa. Aspetta che parli, chiedile che c'è che non va. Le chiedi cosa c'è che non va. Sentiamo. Nanako si agita un po'. Ok. Poverina, so che è stata una risata cattiva questa, però sembra agitata. Puoi darglieli? La renderebbe triste, secondo me. Darli al papà sarebbe una risposta buona, darli a me aumenterebbe l'affinità. Secondo me. Beh sì, è la festa della mamma. Diamoli a lei, giusto? Beh, i giapponesi hanno l'altare per le persone morte. Esatto. Brava Nanako. Ma certo. Che carina. Eh beh certo. Di sicuro. Nanako sembra felice. Sì, forse le altre risposte erano un po' troppo sbagliate. Va bene. Oh, Nanako ti ha insegnato a fare i fiori di carta. Carina. Metti il fiore finto sull'altare di famiglia. Si è fatto tardi, per cui metti a letto Nanako e torni in camera tua. Ma a dormire? Ok. Ah, posso uscire? Dove ti credi di andare? Te lo dirò una volta sola. Hai ragione. Hai messo i fiori sull'altare di famiglia insieme a Nanako. Giusto, era la festa della mamma. Grazie. Scusami, non sapevo che eri in casa, se no col cavolo che cercavo di uscire. Non gli mancherei mai di rispetto, sei bravo tu. Detto ciò, visto che il gioco non ci concede di uscire, giustamente aggiungo, super apprendimento. In teoria domani iniziano gli esami, però se la sera riusciamo a leggere... Gli esami intermedi del primo quadrimestre iniziano oggi e finiscono giovedì. Affrettati a scuola. Giorno. Oggi finalmente cominciano gli esami. La vita vera è dura. Impara a scegliere le tue battaglie. Ti sei preparata? Ah, non riesci a capirlo. Ti sembra pronta per caso. Ma anche dopo la fine degli esami dovremo continuare sul caso. Tutta questa roba deprimente continuerà ancora e ancora. C'è sempre questo che corre, ormai lo sappiamo tutti. Oh, eccoli qua i primi esami. Esami intermedi, primo giorno. E Yosuke già. Educazione fisica. Come si chiama la crescita muscolare dopo l'esercizio? Supercompensazione. Senti, aver dato la risposta corretta. Come si chiama l'anno che precede il primo avanti Cristo? No, aspetta. Perché loro lo metto in modo strano, è after... Vabbè, comunque è 1 a C. Senti, aver dato la risposta corretta. Basta? Sono queste due domande per oggi? Ah, di già... Oh, niente. E niente, oggi non... Dio mio, lei. Esami intermedi. Quali delle seguenti tipologie di numeri non esiste? Gli sposati. Senti, aver dato la risposta corretta. Chi ha tradotto ti amo con la luna è bella, è vero? Natsume. Ecco fatto. Due domande al giorno, Tanto lo so che per via della conoscenza non siamo i primi. Ma in realtà poi è la domanda, non sono i professori che ce la chiedono. Scemo io. Chi disse quando gli uomini hanno bisogno di leggi la libertà non fa più per loro? Pitagora. Senti di aver dato la risposta giusta. Quale dei seguenti rilievi è il più elevato sul sistema solare? Il Monte Olimpo. Senti di aver dato la risposta corretta. Boia. Esami perfetti. Ultimo giorno.
È l'ultimo giorno di esami. Tutte le domande ti sembrano familiari. Ti senti sicuro delle tue risposte? Avessimo avuto poco a poco più di conoscenza. Come sono andati gli esami? E oggi arriva un nuovo caso, sicuro? Senza sapere il contesto non ti so dire. Chie? Mochi? Sonna hanashi dakke? Wakatta. Mo genkoku wa akirameru. Shigaku ni kakeru. Eh certo. Taiyoke de mottomo takai yama tte nani ni shita? Monte Olimpo. Na, maji de? Shigau no ni shita. Noi diamo dietro a Yosuke. Ma mi sa che è Chie quella bamba qui. Amagi mo? Già sore seikai ppoi jan. Mi sa che Yosuke negli esami sarà andato meglio di lei, どうするの死体がぶら下がってた事件のだろ。いや、中学でさ、幹線道路あんだろ。あそこ走ってる暴走族の取材だってよ。俺の立ちで族に顔出してるやつ言ってさ、そいつから聞いたんだよね。オッケー。お前、友達に族いるとかつくんなよ。何?明日の合コン。 外待ち合わせで平気かな。明後日から本格的に雨なんだろ。明日もやばそうじゃね。Lo sapevo che domani pioveva. うちの伝説作ったって、うちの店員が言ってたっけ。だけど暴走族だっけな。で、伝説って。ああ、多分ユキコが考えてるの Chissà cosa stava pensando. Yukiko è troppo boia. L'ultimo giorno degli esami intermedi, non fai altro che aspettare un'altra notte di pioggia. Come se stessimo aspettando che qualcuno crepi, insomma. Allora, ci sono loro del gruppo di atletica. C'è Yosuke, c'è Yumi. Quasi quasi, sai che la ragazza sul tetto è ancora qui. C'è anche Chie. Non so chi scegliere. Sarei tentato di fare Yumi, sai? Credo sia meglio puntare prima ai nostri companion, sai? Ma per il semplice fatto che se arriviamo prima al 10, li potenziamo prima, semplicemente. Chie, ciao. Senti che il tuo legame si rafforzerà. Vuoi passare il tempo con Chie? Certo. Ti va di allenarci allora? Certo. Alla tua, Chie. Hai deciso di andare a mangiare con Chie dopo gli allenamenti. Area commerciale centrale. Ristorante cinese Aya. Madonna mia, che fame ogni volta. La carne e il riso vanno giù, che è un piacere. Sembri proprio felice. Nella scala della felicità se la batte con i miei adorati film d'azione. Ci sta sognando ad occhi aperti. Devo impegnarmi a lavorare sodo, altrimenti non riuscirò a tirarmi fuori dai guai, giusto? Soprattutto Yukiko, devo essere in grado di proteggerla. Spero che non si stia sforzando troppo, ci fa davvero preoccupare, eh? Sono più preoccupato per te. La tua statistica di comprensione è aumentata. Per me? Ma io sto bene, insomma, mi alleno come al solito. Ci sembra un po' imbarazzata. Diventerò più forte, anche per Yukiko. Continua così, leader. So che io e Yosuke ti punzecchiamo spesso, ma contiamo tutti su di te. Oh. Senti che il tuo legame è aumentato ulteriormente. Chissà se Inaba esiste. Sai che è probabile? Alexa? Dove si trova Inaba? Inaba è la sede del comune italiano di... Alexa, zitta. Risposta a cazzo. La finta sociale è aumentata al livello 5, il carro è migliorato, la determinazione di Chie si è rafforzata, può curare le alterazioni gravi in battaglia. Fantastico. Il tuo alleato ti curerà se subisci panico, paura... Panico e paura e furia. Bella. Tutto questo per lei mi ha fatto venire fame. Mi scusi, un altro riso fritto con carne, per favore. Tu invece... Hai parlato con Chie per un po'. Hai fatto un po' di strada insieme a lei, per digerire tutto quello che abbiamo mangiato. Quindi domani piove, eh? Oh, eccoti.
Oggi sono andata a fare compere, il frigo è pieno di cose da mangiare. Ehi, posso parlarti un secondo? Vai spesso al Junes? Molto spesso. Quel cretino di Adachi continua a sparire di tanto in tanto. Ho la sensazione che se ne vada a poltrire al Junes. Se dovessi vederlo mentre sei lì, probabilmente sta perdendo tempo. Se incontri Adachi al Junes, dai una strigliata da parte mia, ok? Ricordi di aver già visto Adachi nell'area ristorazione. La prossima volta che vedrai Adachi dovrai controllare se vedi Adachi. Nel senso che davvero devo guardare se è lì? Lei però non vuole passare tempo con me, vero? Domanda difficile. Ok, se c'è il padre forse non possiamo passare tempo? Non lo so. Sarei tentato di leggere, però ha detto che c'è il cibo. A questo punto facciamo il bento. Vuoi passare la serata a preparare il pranzo di domani? Certo. Magari mi fanno anche complimenti, sono lì tutti e due. Sorprendentemente, gli ingredienti per preparare lo stufato di carne. Hai deciso di preparare lo stufato. Devi solo farlo sobbollire. Come vuoi cuocerlo? Col coperchio a pressione? Gli ingredienti sono cotti al punto giusto. Il risultato è perfetto, ha un aspetto delizioso. Hai ottenuto uno stufato invitante. Nessun complimento però, peccato. Avrei dovuto leggere. Pausa pranzo. Oggi ti sei portato il pranzo. Vuoi mangiare con qualcuno? Quale persona vuoi invitare per pranzo? Allora. Io. No, non posso invitarla. Che palle. Avrei voluto invitare Yukiko, come abbiamo fatto con Chie. Cioè, sì, volevo ripagarla per il tofu che abbiamo mangiato l'altra volta. Sono abbastanza sicuro che piaccia a Chie. Cioè, ormai stiamo andando su di lei, a sto punto. Sul tetto del liceo Yasogami. Io lo so che Yosuke si sentirà escluso, però dai, ormai. Hai pranzato con Chie. Avete condiviso lo stufato invitante. È delizioso, non ho mai mangiato niente di così saporito prima d'ora. Ne vorrei ancora, però non voglio finirlo tutto. Che faccio? L'hai fatto per me, grazie. Era il piatto preferito di Chie. Tanto con Chie è facile, basta puntare alla carne e hai vinto. Senti che il vostro legame si rafforzerà presto. Oh, io volevo puntare su Marie, ma mi sa che a sto punto finiamo con Chie. Oh no, non è altro che fare. Oh, mi sono dimenticato ieri di salire sul tetto, è vero. Sono andato dritto da Chie e non ho più pensato a lei. Tu come mai sei ancora qua, Chie? Ehi, ti va di entrare nella TV? Un po' di esperienza nel combattimento diretta non fa mai male. Direi di no, più tardi. E invece non lo faremo. So che il gioco continua a propormi di andare nella stanza di velluto, sì, nel mondo della TV. Però noi abbiamo già livellato più che abbastanza in 2 giorni. Questo vuol dire che non ha senso andarci. Piuttosto occupo il tempo in modo produttivo con altri companion stando qui, stando nel mondo reale. Vediamo se la volpe è disponibile. Anzi, aspetta, la volpe è dell'arcano dell'eremita. Se riusciamo stasera vorrei o finire di leggere o passare il tempo con Nanako. Passiamo il tempo con la volpe. Ti sei assicurato che non ci fosse nessuno attorno e hai chiamato la volpe. Ippo. Eccomi. Ciao. La volpe ti ha portato un ema con un desiderio scritto sopra. I caratteri su questo ema hanno uno stile tondeggiante, probabilmente opera di una ragazza. Voglio che le cose vadano bene per la persona che mi piace. Sembra che la volpe voglia che tu esaudisca in sua vece il desiderio scritto sull'ema. Forse spera che, esaudendo i desideri, verranno messi più soldi nella cassetta delle offerte? Può essere. Se esaudisci il desiderio sull'ema, il tuo rapporto con la volpe potrebbe rafforzarti. Accetti la richiesta? Va bene. Ah, ogni richiesta della volpe è una missione. La volpe sembra felice. E non abbiamo neanche perso la giornata in realtà. Ma è un po' vaga, perché io non so neanche dov'è. Cioè, sapessimo dov'è almeno questa persona. Oh, da una parte sono anche contento in realtà. Ma c'è Adachi, davvero? Ehi. Ah. Oh, sei tu. Che succede? Posso aiutarti? Mi manda Dojima. Sul serio? Dojima-san? Beh, ovviamente sto lavorando. È facile condurre un'indagine con tutta questa gente attorno. D'estate si sta freschi e l'inverno è mite. È un bel posto per... Ok, ho già detto troppo. Sembra che Adachi stia battendo la fiacca. Resta un po' con te. Non devo chiedere. Resta un po' con te. È un po' strano.
Non è che è un confidant? Che ci fai qui? Ammazzi il tempo? È dura da queste parti, eh? Non c'è mai niente da fare qui in mezzo al nulla. Non è affatto come in città. Non è così male. Asso. Eh? Ma tu vieni dalla città, giusto? Presto capirai che questo è un paese fantasma. Pensa un po', il mio primo incarico qui fu di trovare un gatto. Mi sporcai tutti i vestiti e la polizia non vuole nemmeno rimborsarmi il conto della lavanderia. Poi mi toccò fare da paciere per placare i bisticci tra due sposini. È incredibile che chiedano alla polizia di fare certe cose. Adachi non sembra soddisfatto della vita di campagna. Ultimamente però la situazione si è fatta più pericolosa, quindi non posso rilassarmi più di tanto. C'è quel caso, sai, non è ancora stato risolto. I superiori non sanno che pesci prendere, continuano a cambiare procedura in corso d'opera. Come? Ops, spero di non spaventarti dicendoti queste cose. Voi ragazzi non avete niente da temere, noi della polizia siamo sul pezzo. Adachi sembra preoccuparsi per te, senti di poter comprendere Adachi un po' meglio. Nuovo confident, eh? Lo zero? Tu sei me e io sono te. Hai instaurato un nuovo legame, ti condurrà più vicino alla verità. Stai benedetto quando creerai le persone dell'arcano giullare. Ma è lo zero! Scusami, lo zero non è il folle? Hai instaurato l'affinità sociale Tou Adachi dell'arcano giullare. Potresti aumentare i bonus sì con il giullare. Beh, è ora che io torni al lavoro. Perché? Perché sta scena con la vecchia? Ah, c'è mancato poco. Sembra che Adachi non voglia essere visto da quell'anziana signora. Già ne. Farò meglio ad andare, corri a casa anche tu. Non dire ad Ojima che mi hai visto al Junes, ok? Cosa stai indagando sulla vecchia? Scusa, mi hai guardato Adachi allontanarsi per tornare al lavoro e ti sei avviato verso casa. Adesso faccio un culo così ad Adachi, glielo dico subito.静かな街を脅かす暴走行為を誇らしげに見せつける少年たち、そのリーダー格の一人が突然カメラに向かって襲いかかった。てめえら、何しに来やがった。この声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 
dire che sarà il prossimo che dovremo entrare dentro la TV. È plateale. Sono abbastanza sicuro che lo salveremo. È il prossimo, eh? A meno che... Mi è venuta una flashata, ma... Zitti un attimo. Può essere che la signora che abbiamo visto prima con Adachi fosse la madre di quel tizio lì? Invece mi spiace. Se piove, certo. Pare che stanotte pioverà. Cosa vedrai sul canale di mezzanotte stanotte? Non lo so, ma io volevo leggere. Bentornato. Banda di motociclisti, queste parole suonano proprio bene insieme. Oh no, è così puccina lei. Era da un pezzo che non pioveva per tutta la notte. Dovresti dare un'occhiata al canale di mezzanotte. Va bene. Sta piovendo. Stanotte piove. Apparirà qualcosa in TV? Oh, ma guarda, è una figura. È apparsa una sagoma. Sembra maschile. Chi abbiamo appena visto in TV? L'aspetto di un licerale. L'immagine sfocata è difficile da capire chi sia.
Lo capisco io chi è, lo capisco io. Non sei così non prevedibile. Provi a chiamare Yosuke? Sì, dai. Oh, sei tu. Tanto mi avrebbe chiamato lui, quindi. È certo che era un ragazzo. Ah, ma noi non abbiamo un letto, abbiamo solo il futon, davvero? Hai riattaccato. Decidi di andare a letto per stanotte. Vabbè, anche mezzanotte. L'avete visto anche voi, vero? Soledeva. 稲葉市連続誘拐殺人事件特別捜査会議を始めます。 Prendi fiato. 特別捜査本部? Oh, sore sore. Amagi umaikoto yuna. Yatta! 特別捜査本部. Ah, そう聞くと惹かれるものが. つうわけで昨日の夜だけど. Chi era quello? 見た見た. 顔は分かんなかったけど、あれ男だったよね? Quello è palese. Hai detto a tutti che hai visto qualcuno dall'aspetto di un liceale. Esatto. Ore? Demo matte. 被害者の共通点って1件目の事件に関係する. No, era un'ipotesi. じゃなかったっけ? だと思ったんだけどな. Esatto. Demo まだ映ってたのが誰なのかはっきりしてない。確か私の時は事件にあった夜から真夜中テレビの内容変わったんだよね。 Avevi il kimono, però ce l'avevi addosso, quindi. はっきり映って内容もバラエティみたいのになった。今思えば熊の言った通り中の天樹が見えちまってたのかもな。でも昨日見えた男の人 Perché ancora non è entrato, secondo me, o non è entrato del tutto. Esatto, l'ha detto anche lei. Dobbiamo trovarlo. Buona fortuna. Ne dubito, però. Chiedo, ma Dareka Wakanai Kotoniana. Ma se aspettiamo vuol dire che è stato rapito, però. Dici, detective Chie. Grazie, era ovvio che non era la risposta esatta, però. Lei se la ride per tutto, adoro sta ragazza. Non mi sento di dividerle, non mi sento di mettermi né con una né con l'altra. Le voglio far mettere assieme loro due. Voglio che loro due stiano assieme. なるほどな。天樹って実はこういう感じか。つか、映ったあの男の子どっかで見た気すんだよね。 E ora lui dirà anche io, ma non so dove. それも最近。あ、里中も思うか?そうなんだよ。実は俺も昨日から考えてたんだけどさ。まあ、とにかく今夜またテレビチェックな。で、また明日みんなで考えようぜ。 E oggi però che facciamo? Ancora. Piena pazza. Ma no. No. Mi piacciono i personaggi, però. Mi piacciono un sacco. Bentornato. Oh, eccoti. Gli posso dire di Adachi? Ha una pessima influenza su Nanako. Chi, la TV o io? Scusami.